Gol, gol, Balami ragazzi, via gli attaccanti! Domani faremo un allenamento solo la mattina, chi che ha moglie, fidanzate, roba seria però, puoi venire a pranzo qua da noi e passare il pomeriggio assieme. Febbraio 1974. Nereo Rocco si dimette dalla sua carica di direttore tecnico del Milan. Quest'anno sui campi esterni il Milan è fragile. Oggi con Rivera e Chiarugi sottotono l'obiettivo massimo sembrava lo 0-0. La sconfitta contro il Cesena è solo l'ultima goccia che fa traboccare un vaso ormai colmo di incomprensioni e veleni in casa rossonera, dove la fatal Verona ha aperto qualche crepa. Per me, che sono cattivo, dopo il 68 il Milan non ha più progredito perché in questo modulo si sono fissati e fossilizzati personaggi che il mito popolare ha trasformato e ha rallentato. Era impossibile che una squadra attuata miracolosamente in quell'anno per veri colpi di genio di Rocco resistesse ben 6 anni. Quindi è anche comprensibile che quel ciclo favoloso sia finito. Questo in parte è vero, però Gianni dimentichi che non si lavora soltanto col cervello, si lavora anche col cuore. Io spero che i Sabadini, come si chiama, i Rivera, i Benetti cercano di salvare l'onore di questo Milan, che veramente quest'anno in campionato non abbiamo, dico non, mi metto anch'io. Il primo clamoroso segnale della crisi si manifesta alla chiusura del mercato estivo. Al Paron gli hanno venduto Prati e anche Roberto Rosato in cambio di qualche giovane da scoprire. Normale che non sia felice. E nella conferenza stampa di inizio stagione alla presenza del presidente Buticchi non lo manda a dire. L'obiettivo di questo Milan è l'ottavo posto. Io ho fatto in particolar modo tutto quello che mi ha consigliato il signor Rocco. Lui avrebbe voluto tenere anche Prati, però quando mi fa comprare un Bergamaschi, mi fa comprare un Turini nazionale di Serie B, un Lanzi stopper della nazionale di Serie B. Cioè forse il tifoso, diciamo, l'appassionato rimane legato al nome. Credo che in ogni squadra ci sia anche una questione di ringiovanimento, di vedere uno spettacolo nuovo, vedere anche uomini nuovi. Io sono al centro magari di qualche discussione, ma penso che da tutto quello che si è detto erano molto lievi, perché si è parlato di centinaia di telegrammi, io ho avuto solo un telegramma in sede di proteste. Il secondo segnale all'indomani della sconfitta nel derby d'andata. Buticchi è furioso. Rocco sente puzza di bruciato. Mi dica se sta in panchina oggi. Ma non lo so, vedrà. E la domenica successiva, nella partita contro la Fiorentina, si accomoda in tribuna, lasciando la panchina al suo vice, Cesare Maldini. Qualcuno afferma che la decisione di Rocco nasce da dissidi con il presidente Buticchi. Io ho cercato di dissuaderlo che continuasse a combattere col Milan, che era logico che combattesse, specialmente in questo momento. Comunque l'ho lasciato libero di fare quello che volesse. Il clamore è notevole. La polemica monta. Milanello viene blindato. Il Paron perde il suo classico buon umore. Andiamo, sabato, indormensi tutto, e magari che teniamo anche il servo. I vecchi, con Rivera in primis, tentano la ricucitura tra presidente e allenatore, mentre iniziano a circolare i nomi di Mondino Fabbri e Gustavo Giagnoni. Qualcosa si è rotto, la squadra non gira e arrivano sconfitte in serie. Segue una furiosa litigata tra Buticchi e Rocco e arrivano le dimissioni del Paron. Nereo ha qualche rimpianto? Qualcuno non è stato grato verso di lei? Non ho nessuna ingratitudine del calcio, il calcio ha mediato tutto. Nel calcio hanno voglia di chiacchierare, di parlare. Chi è capace è capace, chi no si elimina da solo. Se ne va a Rocco, un allenatore che ha segnato la storia del calcio italiano in maniera indelebile. Con il suo linguaggio, con il suo modo di intendere il calcio, con la sua particolare capacità di fare gruppo. E non so se sia vero, questa è una cosa mia, personale, e non la vado a spampanare. Io dico che conosco i miei giocatori 2 ore prima di suo padre.
Esce di scena quasi in contemporanea con un'altra icona degli anni 60, Elenio Herrera, che l'8 febbraio 1974 è stato colpito da infarto e che è costretto ad abbandonare la panchina dell'Inter. Il Parón e il Mago. Un doppio addio che segna la fine di un'epoca. Il Goldheimer, come si chiama, ha detto, ho finito la mia strada. Mai parole più sagge di questa donna, mio santo. Io credo che ho finito la mia strada. Di Nereo Rocco resta non solo la memoria viva, pulsante, di una straripante umanità tramandata di giocatore in giocatore, di generazione in generazione, ma anche, accanto a pensieri e parole, le opere. Quelle degli eredi, discendenti diretti, figli del Parón, da Bearzot a Trapattoni, da Cesare Maldini ad Albertino Bigonna.